عيك يا شعب الوطن يا مقاوم الاحتلال، عي فيك البسالي والكفاح والعين. Salve Maria. Ma chi sei? Che ci fai a casa mia? Per trovato grazia presso Dio. Io sono un angelo del Signore e sono venuta ad annunciarti che tu partorirai un figlio di Dio e lo chiamerai Gesù. Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. مخيم لمخيم جسر الدوار واطفال الارض السمراء ورد وازهار، من مخيم لمخيم جسر الدوار واطفال الارض السمراء ورد وازهار. يا شعبي ضلك ساير من جبل النار، من غز الشعل الحمراء، من غار الغار. شعبي ضلك ساير من جبل النار، من غز الشعل الحمراء، من غار الغار. مخيم لمخيم جسر الدوار أطفال الأرض السمراء ورد وأزهار، من مخيم لمخيم جسر الدوار أطفال الأرض السمراء ورد وأزهار. Thank you.
Thank you.
caro consigliere, con delega allo spettacolo, facciamo il giro lungo, come è andato questo presepe vivente? Benissimo proprio, cioè no, non mi aspettavo tutta questa gente, benissimo proprio, davvero, contentissimo, dopo tanti sacrifici. Telefonate da Condofuri addirittura, e non solo, anche da Melito, da Brancalone, di persone che volevano sapere se fosse ancora in corso il presepe, se si stesse ancora svolgendo. Come sono accolte con piacere? Beh, belle soddisfazione no, mia, della Consulta e tutti i giovani che ci hanno dato una mano. Però giustamente dico, al presidente della Consulta è stato dato il posto d'onore, la telecamera inquadra un attimo più in alto. Sindaco, siamo nel mezzo proprio del presepe vivente a Bova Marina, erano tanti anni che non si faceva, soprattutto al Borgo, che è un luogo sicuramente da riqualificare. Sì, il Borgo è la parte più caratteristica del nostro paese, noi dobbiamo cercare di riqualificarlo e rivitalizzarlo, anche perché tante persone che sono venute al presepe vivente questa sera, persone di fuori, non conoscendo questa parte del paese, sono rimasti veramente entusiasti, e quindi è giusto che anche questa parte del territorio non vada trascurata. Poi è chiaro che anche l'allestimento che hanno fatto i giovani di Bova Marina, i nostri giovani, ha dato un tocco in più a questa serata. Proprio quello che le volevo chiedere, quale contributo hanno dato i giovani, i ragazzi di Bova Marina, la parrocchia e le varie associazioni? Mi hanno dato il 100% della, come sempre, come in tante iniziative, senza di loro tutto questo non sarebbe stato possibile. Noi mettiamo l'aspetto logistico, organizzativo, economico, ma poi tutto quello che c'è qua, senza di loro non l'avremmo sicuramente fatto. Quindi un impegno già da adesso per l'anno prossimo per un presepe vivente ancora più grande, ancora più caratteristico. Sì, sicuramente faremo qualcosa ancora di più, sperando che già ci sono tanti giovani, tanti cittadini che collaborano, non con l'amministrazione, io ripeto sempre questo concetto, ma collaborano perché il paese sia sempre più bello, sia sempre più accogliente, e quindi speriamo che ci siano sempre più cittadini che acquisiscano questa consapevolezza. شباب بينادي صوت بلادي تقول لي أولادي سمع صوت يا شباب بينادي صوت بلادي تقول لي أولادي أنا أمكم أنا فلسطين صلي بنادي عليكم سنين أنا أمكم أنا فلسطين صلي بنادي عليكم سنين الله أكبر أحلى الفداء الله أكبر الموت شهداء الله أكبر محلى الفداء الله أكبر الموت شهداء سمع صوت يا شباب بالنبي